Io voglio andare in pensione, ho 62 anni, una figlia handicappata grave e sono anche inidonea. Ho 40 anni di servizio, 62 anni di età, che devo fare per andare in pensione? Mi sembra abbastanza. Ho dato o non ho dato? Ma andiamo avanti i giovani, noi siamo vecchi ormai, vogliamo andare a casa. E poi io ho una figlia da curare, fra l'altro. Subito, quota 96, pensione, subito! Oh, abbiamo già acquisito il diritto. Renzi, esci i soldi. Renzi, esci i soldi. 4.000 docenti ATA hanno già acquisito il diritto di andare in pensione. Vogliamo andare in pensione subito. 15 miliardi di risparmi certificati bastano e avanzano per 4.000 docenti e ATA che hanno già acquisito il diritto di andare in pensione. Occorrono soltanto 400 milioni in 4 anni. 102, 104, che facciamo? 96, 104, cioè dice che sono tutti d'accordo ma non ci stanno i soldi. Ma voi vi rendete conto di andare uno di noi a lavorare nelle scuole materne? Stiamo parlando della Fornero. 60. Non so, però c'è un lavorare tecnico, con bambini piccoli, chi garantisce gli errori? Bisogna correggere questi errori, per correggere questi errori servono soldi, noi cerchiamo soldi dalla mattina alla sera, soprattutto tagliando, stiamo cercando di tagliare tutte le spese della politica, dell'amministrazione pubblica, vabbè, però possiamo essere sinceri, stiamo tagliando onorevole. I tagli che facciamo agli stipendi dei manager pubblici, onorevole. In questi giorni, se posso parlare anch'io, la ringrazio, valgono 500 milioni, i tagli degli stipendi ai manager pubblici valgono 500 milioni, i tagli che facciamo ai costi della politica con abolizione della provincia e del senato valgono 1 miliardo, gli enti di diretta dipendenza delle province che stiamo tagliando sono 5.500. 500 mila euro li vogliamo ottenere dalla vendita delle auto blu, quindi stiamo cercando di trovare e questi soldi 35, come pensate di 35 milioni varie cose, come sapete ci 35, siamo impegnati da tempo sia sulle questioni degli esodati sia nella correzione degli errori che derivano dall'applicazione della riforma Fornero. Tutto non riusciamo a fare però, è 3 anni, anche se mi rendo conto che parlo delle persone che vivono sulla loro pelle. 35 milioni per quest'anno, in tutti questi risparmi per quest'anno si trovano 190 80 in 5 anni è riuscito a trovarli in questi risparmi. Non è possibile. Cercheremo di trovarli. No, ma l'Inps ce l'ha i dati. No. Scusi, onorevole. Forma Fornero ha ricavato il triplo di quello che doveva ricavare quest'anno, quindi i risparmi ci sono. Guardate, dire che il nostro è un danno che abbiamo ricevuto. Ci vorrebbe soltanto 35 milioni, mentre si regalano miliardi alle banche, si tengono prigionieri 4.000 docenti e ATA scuola, mentre 4.000 precari attendono la stabilizzazione. Sia sanata subito. Oggi c'è il Consiglio dei Ministri che sta approvando il DEF, ma non c'è spiraglio per quota 96, mentre si regalano i miliardi alle banche e alle lobby finanziarie. Francesco Vertillo di Catania, siamo rimasti prigionieri di questa riforma Fornero da 2 anni e mezzo, vogliamo lasciare il nostro posto, la nostra casa a 4.000 precari, quindi al più presto Renzi deve risolvere questo problema trovando i soldi nel DEF o fuori dal DEF, basta che li trovano. Ricordiamo a tutti i colleghi di quota 96, che siamo 4.000, che venissero almeno un quarto, 1.000 persone qua in piazza giorno 10 alle 15, perché giorno 10 ci sarà la commissione bilancio che dovrà discutere di quello che oggi sarà proposto dal governo. Quindi giovedì tutti in piazza, tutti quota 96.